la verità sulla civiltà industriale, l'industria. Questa idea, diciamo, che ha sempre attanagliato in un certo senso l'umanità degli ultimi secoli, però si è concretamente realizzata sul finire del Settecento con la rivoluzione industriale, partendo in Inghilterra e poi diffondendosi purtroppo in tutto il pianeta, con la devastazione che noi oggi sappiamo. Grandi autori, già nell'Ottocento, i primi del Novecento, avevano capito la follia di questa idea, l'idea di una produzione innaturale, perché il problema vero dell'industria, che all'inizio può sembrare un'idea geniale, cioè produrre più cose per più persone, quindi soddisfare bisogni, in realtà dietro quest'idea c'è un'idea folle, l'idea del tutto innaturale di una produzione meccanica, che poi Marx ha giustamente criticato con tutti i risvolti legati all'alienazione, allo sfruttamento, ma al di là del problema marxista di alienazione e sfruttamento, c'è un problema più profondo che Marx non ha visto, il problema spirituale, che Genon per esempio l'aveva intuito, il problema di andare a infrangere un ordine, un'armonia, perché nelle città tradizionali non è mai esistita la figura dell'operaio, la produzione era legata a un operare più semplice, più manuale, non meccanico, ma sempre legato a figure come l'artigiano, il contadino. Certo, si potrebbe dire che con l'aumento della popolazione questi tipi di produzione non potrebbero soddisfare miliardi di persone, ma in realtà non è così. In realtà è una questione di struttura sociale. Con una diversa struttura, con un diverso sistema, si potrebbe fare benissimo meno dell'industria, eliminando alla radice tutto il problema, soprattutto ecologico, perché ormai queste industrie sono totalmente fuori controllo, con le multinazionali intendo dire, nessuno può più controllarle né politicamente né economicamente, l'unica cosa che può fare è l'umanità, un'umanità però inconsapevole, perché finché l'umanità è inconsapevole la produzione industriale continuerà a devastare il pianeta. Quindi tutto parte sempre dal singolo e poi si diffonde a livello sociale. Una persona che incomincia a comprendere i suoi veri bisogni e quindi torna a una vita semplice, una vita essenziale, che magari può sembrare meno ricca esternamente, ma sicuramente più ricca interiormente, non ha bisogno della follia di questa produzione. L'idea di industria va a infrangere il Dharma, va a infrangere l'idea di armonia naturale, di ciclicità. Nella produzione di ciò che era necessario si seguivano anche lì dei cicli. Questa è un'altra caratteristica del Kali Yuga. L'industria in realtà non è progresso, ma rappresenta proprio la follia totale, la degenerazione della società moderna.